una parola è difficile, c'è una scena di Marlon Brando nel Selvaggio dove una ragazza gli chiede: Johnny, contro cosa ti stai ribellando? E lui risponde: tu cosa ne dici? Scoppia il punk, io appunto facevo l'altra domenica, e l'altra domenica per me rappresentava più che altro un mezzo di espressione, oltre al fatto di dare notizie sulle cose nuove che succedevano a Londra. Quando uscì fuori il punk, presentare dei servizi punk duri, far vedere gente che si strappava, che si tagliava, eccetera, eccetera, per me era quasi come fare uno sfregio alla televisione ufficiale, no? Tutte queste cose ebbero abbastanza influenza poi sui giovani di allora, che appunto anche qui in Italia trovavano nel punk questa identificazione, questo senso di rabbia che unisce tutti contro le cose, contro il sistema, insomma, ma anche il sistema delle rock star ufficiali, no? Dei grandi manager della musica, per cui il punk rappresentava una nuova iniezione di rabbia. Anche la tecnica veniva mandata a quel paese, no? E rimaneva essenzialmente un'energia e le parole, e queste parole disgraziate, sgraziate, parole contro, e poi tutta una serie di altre cose scenografiche, gli sputi, le spille, la prima boutique.
eccetera, eccetera. Facevano parte appunto di un mondo che essenzialmente era più vivo di quello appena trascorso, ossia c'era più sangue, era più divertente. Gli anni 70 sono stati caratterizzati da un grande movimento politico. Io ricordo che nel 1977 io stesso ho cambiato nome perché ho mandato delle visitazioni a Radio Lice, perché telefonavo a Radio Lice con Bombi e mi stavano cercando, quindi ho dovuto cambiare nome. Nel marzo del 1977 a Bologna hanno ucciso Lo Russo ed è stato, diciamo, l'apice ma anche la chiusura di un periodo di buio politico. Io in realtà ero stato lontano dalla politica perché mi aveva disgustato, io ero un ragazzino quando facevamo le prime contestazioni e mi sono allontanato subito dal movimento studentesco perché facevano dei discorsi che non capivo, e poi soprattutto non sorridevano mai, e quindi questo mi ha annoiato moltissimo. Il Gas Nevada inizialmente si chiamarono Centro d'Urlo Metropolitano. Poi c'era anche una piccola, come dire, rima che è stata messa in alcuni volantini, che era un dito in culo e il mitra in mano. Il concetto del gruppo è nato all'interno di questa esperienza, quindi all'interno di una situazione in cui c'era l'occupazione, c'erano le manifestazioni, c'era stato l'11 marzo con Lo Russo, c'era Radio Alice. A me quello che interessava del punk era la ribellione pura, anarchico-individualista. Un taglio situazionista, si può dire, no? Quindi Mao dadaisti. C'era molto William Burroughs, c'era molto noir americano anni 40-50, c'era molto Céline, c'erano molte letture maledette. Fondamentalmente un ritorno al vecchio spirito del rock dopo un periodo che era stato, diciamo, l'inizio degli anni 70, in cui le band in realtà andavano molto, come dire, sull'intellettuale, sull'orchestrale, insomma, diciamo, quella wave King Crimson, Genesis e cose del genere. È difficile dire qual è stato il primo gruppo punk bolognese, perché probabilmente i Gas Nevada. C'erano delle realtà che fiorivano in maniera incredibile. Il gruppo punk che io preferivo in assoluto erano i Reds, che erano straordinari perché cantavano in italiano e lo facevano in una maniera straordinaria. Infatti io produssi il disco dei Reds. Mi piaceva moltissimo anche i Gas Nevada, io ho tantissimi filmati dei Gas Nevada, mi piaceva proprio perché erano gruppi che credevano in ciò che facevano e vivevano ciò che cantavano. Oh!
Questa è la situazione prettamente bolognese, prettamente legata anche a un contesto di movimento, di politica, che altrove, specie in Inghilterra, ma anche nel resto d'Italia, non ha in qualche modo situazioni analoghe. In Inghilterra nel 79 invece i Clash, grosso modo siamo nello stesso periodo in cui i Gaz Nevada e gli altri gruppi bolognesi prendono le prime mosse, i Clash suonano a Victoria Park di fronte a 200.000 persone, sancendo in qualche modo un legame nuovo con la politica, dando una cesura rispetto a quello che sino a quel momento era stato il punk come movimento individualista, fortemente anarchico, sregolato e sganciato da una dimensione politica. I Clash in qualche modo rappresentano questo passaggio, tentando di creare anche un ponte con la musica nera, la musica dei ghetti, la musica reggae, e moltissimi saranno appunto gli elementi musicali che i Clash porteranno all'interno del loro tessuto sonoro, e in qualche modo questo passaggio anche simbolico verso una nuova stagione più radicale anche come modalità di espressione anche nell'agire appunto sociale sarà ben rappresentato da quella maglietta che simbolicamente Joe Strummer, il cantante, indosserà durante quel contesto, la maglietta delle Brigate Rosse. Eravamo fuori da ogni logica del sistema, però quella era la sfida, era l'idea di provare a fare qualcosa che non fosse già inserito nei canali tradizionali. Ovviamente noi quando abbiamo cominciato a fare delle cassette, noi non facevamo i dischi perché fare i dischi allora era molto costoso, non avevamo una struttura distributiva, ci appoggiavamo alle radio, al circuito delle radio private per far conoscere le cassette che stampavamo e per distribuirle e in qualche modo venderlo con qualche rapporto con qualche negozio, ma pochissimo, insomma, la cosa è proprio nata così. Poi grazie un pochino agli Schiantos, che comunque un certo nome pian piano se l'erano già fatto, e nel frattempo avevamo maturato l'esperienza che stavamo facendo organizzando i concerti qua a Bologna, poi è venuto il passaggio all'industria discografica, quando abbiamo poi realmente costituito l'Italian Records, ma l'Italian Records l'abbiamo costituita nell'80. 1, 2, 6, 9! La prima uscita ufficiale è stata Schianto, sì. Gli Schiantos hanno decollato nel 77, nonostante provassero già in cantina dal 1975. Nel 77 Carpe Diem hanno colto l'attimo e hanno verificato tante sintonie con altri gruppi, con altre teste, sintonie di testa e di cuore. A Bologna, questa metropoli di provincia, se mi si passa l'ossimoro, che ha prodotto tanto nella seconda metà degli anni 70. Perché? Perché Bologna è una città da sempre universitaria, il movimento studentesco era fortissimo in quel periodo e il movimento studentesco fece scoppiare le contraddizioni interne a questa città. Noi
noi Schiantos vedemmo, toccammo con mano il terreno fertile, nel senso che ci sentimmo complici di tanti altri creativi che in quel momento si stavano esprimendo. Vedi Gas Nevada con la storica canzone Mamma dammi la benza, che ha dato il là, ha dato un po' il via a tutto il movimento rock. Andate a lavorare, teppisti! Furono individuati due bersagli, due protagonisti del periodo, che erano da una parte il carabiniere e dall'altra parte l'autonomo. In qualche modo una presa in giro a 360 gradi, presa in giro ma con altrettanta convinzione e con altrettanta determinazione, presa in giro anche dello stereotipo del 77ino movimentista, autonomista e barricadero. La demenza è una piccola invenzione degli Schiantos insieme al rock demenziale, che è una forma particolare di punk rock. Era tempo che desideravo prendere per il culo tutti voi. Sono felice oggi. Punk rock alla Schiantos non è di tipo anglosassone o filo americano, statunitense. È un prodotto bene o male originale, il prodotto della fusione del rock duro, rozzo e grezzo, dell'hard, dell'heavy rock con l'ironia. Allora, questa sera noi facciamo gli spaghetti, come li preferite? Matriciana, carbonara, al sugo? Così! Matriciana? Grazie, al grazie, sugo? Grazie! La performance della pasta, la famosa o quasi famosa spaghetti performance, era un esplicito rifiuto della musica, nel senso che oramai il rock è arrivato a degli stilemi, a dei modelli talmente ripetitivi, talmente ripiegati su se stessi, talmente a suonarlo, rinunciare a fare l'ennesimo concertino rock per cucinarsi invece la pasta. Ecco, uno, due, tre, chi vuole la matriciana? No, no. Chi vuole i tortellini alla bolognese? Bene, bene. Hanno vinto gli spaghetti al sugo, mi sembra. Sì. Allora facciamo gli spaghetti al sugo. Perché non vi offendiate troppo? Qualcuno di voi può venire sul palco a mangiare qualcosa. Ci sono gli spaghetti. L'idea era quella di dire rinunciamo al rock, rinunciamo a tutti i messaggi, rinunciamo a tutte queste banalità che conosciamo, ahimè, benissimo, e facciamo una cosa diversa, una spaghettata sul palcoscenico. Se avanza tempo magari suoniamo, ma non è la musica la componente più importante di questa serata. Stefano, non offendere il pubblico che poi si incazza. Una delle scene più interessanti sicuramente in Italia, che parte tra le primissime, è quella milanese. Uno dei centri di aggregazione in qualche modo e di dimora e di scambio di informazioni, di vibrazioni, è la casa di Maurizio Arcieri e Cristina Moser, vale a dire i Crisma, un duo elettronico che nel 78 registrerà il loro primo 45 giri e che darà in qualche modo il là alla scena milanese per definirsi nei giorni futuri. Le prime fanzine sono stampate per l'appunto a Milano, si tratta di alcuni fogli con tematiche quasi dada, molto carine anche dal punto di vista dell'impostazione grafica e contenutistica, come Pogo, Dudu. That's a fact, he thinks I'm...
treat him like dirt, like dirt. He does me favors, but I could do better with even better ones. Era una ribellione a tutto quello che chiamavano il babaculismo degli hippie, di tutte queste cose, di vogliamoci bene a tutti i costi, i bambini di Dio, tutte queste formule così un po' spiritual, cattolico, eccetera, 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 insomma che erano diventate ormai ammuffite, logore, eccetera. Quindi il punk è stata veramente una ventata incredibile, una sberla clamorosa contro il sistema e contro anche il modo di pensare vecchio, anche il modo estetico di vestirsi, insomma. Allora io ho avuto la fortuna di essere a cavallo di due culture diverse, perché io sono nato come cantautore, abitavo a Londra già nella Londra hippie, nella Londra glamour dei Roxy Music, David Bowie, di questi personaggi. Ho assistito poi al nascere nel 76 della scena punk, quindi non sono mai stato un punk to cure proprio, anzi non l'ho mai voluto essere, perché avevo delle provenienze musicali diverse, quelle del cantautore, sebbene fossi diverso da un cantautore come De Gregori. Chiaramente facevo più rock, davo più attenzione anche alla musica, non solo alle parole, però punk non lo sono mai stato nel vero senso, ci sono state delle situazioni punk, ma non lo sono mai stato in pieno. Dormi con me sul mio petto villoso, sono il bel tebroso, bronzato e puzzo ancora di mare, 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 sole, 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 sole. Sono arrivato in Italia con i capelli cortissimi, con le mesh, tutto blu, eccetera, e con le svastiche. Mi ricordo una sera siamo andati a vedere un concerto di Bennato alla Palazzina Liberty, io e un mio amico, eravamo forse gli unici due punk a Milano nel 76-77, e ci hanno dato per tutto il parco della Palazzina Liberty, ci volevano menare a sangue. E come biscia degli strisciani. Le ricomprensioni col movimento politico furono spaventose. All'inizio tutti i punk sembravano fascisti dichiarati. Ci fu anche un tentativo di annettere da parte di una certa destra il fenomeno punk, e non solo in Italia, però è una cosa che rientrò quasi subito. Quelli erano ancora anni dal 74 in avanti fino al 1980 come minimo, nei quali a Milano per un paio di scarpe sbagliate rischiavi la vita. E per cui c'era grande tensione alla Palazzina Liberty, perché per esempio tutti avevano voglia di mettersi il giubbotto nero e quasi nessuno aveva il coraggio di farlo. Palazzina Liberty nel dicembre 78 si tenne il famoso Sabato Folle, primo festival pseudo punk new wave. Fu un disastro, un macello organizzato male, in una situazione di grande pericolo anche d'ordine pubblico. Ci furono grandi tensioni e soltanto
grave. Fu molto brutto tutto, però fu una fotografia nello stesso tempo precisa del momento. C'era di tutto, dalle coppie dei Rolling Stones ai gruppi pseudo-punk. Era veramente un tipico troiaio all'italiana. Era un festival estremamente politicizzato e quindi non mi ricordo se noi non abbiamo voluto andare o addirittura se non ci invitarono. Però insomma era una scena divertente, poi arrivarono gli Schiantos che aggiunsero secondo me una marcia in più perché erano dotati di una enorme autoironia e aggiunsero un tassello che mancava assolutamente a quel mosaico. E se pensi che ogni volta che ti tocchi col dito un orgasmo simulato ti sei procurata, donna femminista, non pensi che lo slogan sia solo per te, una stupida trovata con il dito che fai. L'uomo sciovinista che ti ha sempre dominata, forse oggi è disposto a discutere il ruolo, ma sarà poi vero di donna scontata, quindi pensa bene, ti sarai sbagliata con il dito che fai. Corri per la strada con le dita alzate, condanni un... Attaccai personalmente con i ragazzi dei primi Decibel dei manifesti al muro dove c'era scritto concerto punk con i Decibel. Un concerto che noi sapevamo già che non avremmo mai fatto, però quello fu il primo atto ufficiale del punk italiano. Arrivarono a centinaia da tutta la Lombardia, dei ragazzi raffazzonata, ma erano vestiti da punk, arrivarono due cortei, si riempirono di botte, ci furono degli scontri e il giorno dopo su Pagina Nazionale tutti i giornali parlavano dei Decibel. Due mesi dopo eravamo al Castello di Carimati a fare il primo disco. Chiaramente questa è una storia di chiara ispirazione Malcolm McLaren. Se non ci fosse stato Malcolm McLaren probabilmente non mi sarebbe mai venuto in mente di organizzare una cosa del genere. Quindi quel 4 ottobre 77 fu comunque il primo atto ufficiale del punk italiano. Ogni cambio di generazione mi piace ricordare che tutto partì da quell'album dei Decibel che si chiamava Punk, con quei testi così particolari, un album che allora fu molto bistrattato sia dai non punk che dai punk, però cronologicamente e anche artisticamente tutto nacque da quello. Quindi ogni tanto devo dire che mi diverto in maniera un po' petulante, e questa è una lezione del punk, mi diverto a ricordarlo a tutti. Sia degradato la motivazione, trovi nel passato quando ti vendevi per denaro e ricchezza, non pensando al futuro di dolore e tristezza, con il dito che fai. Se nel sesso sei l'oggetto ed hai toccato il fondo, non cambiare l'uomo, cambia tutto il mondo. Ipocrita, buffone, sporco e pervertito, di tutto ciò che ho detto mi son già pentito. Ce l'abbiamo fatta finalmente dopo almeno 10 anni ad avere un gruppo inglese qui a Milano, Adam and the Ants. Suoneranno lunedì e martedì al Cineteatro, via Ciro Menotti numero 11, le informazioni penso già le avete, biglietto prezzo unico è 2.000, sconto per i soci di Radio Popolare, entrata ora alle 9. Il supporto saranno i Decibel, questo è un grande tentativo che stiamo cercando di fare per portare la musica anche a Milano, che sappiamo benissimo è una piazza completamente isolata e tagliata fuori da queste iniziative. E ce la stiamo provando, non ci abbiamo messo veramente utile. Il concerto può andare bene, ci potrebbero essere uno al mese. Non penso che sia giusto che Milano debba rimanere esclusa da queste iniziative, che se viene un gruppo bisogna portarlo in provincia. E, insomma, il posto per i concerti rock è la città. Il rock è un fenomeno urbano e deve essere vissuto in città. Quindi ci vedremo lunedì e martedì a fare questo grande esperimento per Milano, di vivere questa cosa tutti insieme. E la cosa principale è che riusciamo a divertirci tutti, ecco, che è una cosa che non capita mai.